Spiegatemi una cosa, siamo quasi a maggio e ci sono le temperature di febbraio. Come cazzo è possibile? Kawabanga ragazzi e benvenuti in questo nuovo acquisti manga, l'ultimo del mese di aprile che sarà caricato a maggio. Cioè bellissima sta cosa veramente, perché devo dare dei titoli agli acquisti manga così da sputtanarmi, perché tipo acquisti manga di aprile ed siamo a maggio, cioè vabbè, cose assurde. Benvenuti in questo nuovo acquisti manga, come vi ho detto, e l'ho fatto attendere un po' perché le nuove uscite erano tante, volevo averle tutte, praticamente tutte per me. Oh mio dio, prima di cominciare ho parecchie cose da dirvi. La prima fra tutte ragazzi è la promozione di questo acquisti manga che si porta al 20%, infatti sabato 7 maggio, solo per questo giorno, avrete la possibilità, appunto utilizzando il codice che troverete in descrizione come sempre, di fare ordini con il 20% di sconto. Cioè veramente pazzesco, solo sabato, ricordo, solo sabato 7 maggio, dunque ricordatevelo, segnatevelo. Ah, una cosa ragazzi, pochi giorni fa avevo postato un video sulla mia pagina di Facebook, Il Gym, dove il boss di Manga Mania, Fabio, il buon Fabio, faceva un saluto a tutti praticamente, a tutto il mio pubblico, e questa cosa mi piace molto, dunque beccatevi anche qua il video. Vai Fabio. Ciao a tutti, sono Fabio di Manga Mania. Faccio questo video perché sono stato costretto da Adam. Grazie Adam, molto gentile. Niente, vi volevo ringraziare per seguire il canale di Adam, su cui spesso facciamo delle promozioni, come ben sapete, e per venirmi a trovare in negozio se passate da Firenze, via Gordigiani 34C, Manga Mania. Vi faccio una panoramica del negozio se mi riesce, perché non sono per niente bravo. Comunque è questo, vabbè, molti di voi sono venuti e lo sapranno. Bene, vi aspetto, ciao. Ma andiamo oltre ragazzi, vi ricordate che nello scorso acquisti manga c'erano state delle persone appunto che hanno fatto questa cosa delle mie palle. Ecco, anche in questo acquisti manga un ragazzo di nome Joseph, che ovviamente ringrazio per essersi umiliato, ha chiesto le mie palle. Veramente bellissimo, dunque beccatevi il video di Joseph. Allora, ma per caso anche le mie palle? Come è finito? No! Ma il tuo nome ci sta. No, per questo non è finito. No, invece la questo però devi recuperarlo, se non ce la faccio. No, era uno scherzo, no, perché... C'è tutti che vogliono le mie palle. È preoccupante. Ricordo ragazzi che se anche voi volete apparire in un mio video e rendervi ridicoli a bestia, bene, fate un video dove chiedete le mie palle e mandatemelo a ilgymchannel@gmail.com. Dunque aspetto i vostri video, sì, assolutamente. Ah, il suo canale lo trovate in descrizione. E concludo questo pre-acquisti manga con una fan art. Già ragazzi, non sono Fabi J, ho un millesimo dei suoi iscritti, ma mi fanno anche le fan art e sono felicissimo per questo. E dunque ringrazio immensamente Lorenzo Corsi per aver fatto questa fantastica fan art. Dunque beccatevela, guardate che razza di figata che è, ci ha speso veramente tantissimo tempo, dunque lo ringrazio infinitamente. Colgo l'occasione ragazzi per fare una cosa nuova, no, degli acquisti manga. Se siete bravi a disegnare e volete fare il gym, diciamo, in versione disegno, mandatemi pure le vostre fan art a ilgymchannel@gmail.com, così li farò vedere nei prossimi acquisti manga citandovi, se avete un canale YouTube mettendolo in descrizione. Insomma, è una pubblicità comunque che vi faccio e io sono contento appunto di riceverle. Potrete farle come volete, cioè in stile manga, cioè in stile giapponese, in stile americano, dunque comics, in stile italiano, in stile boh, anche caricaturale. Insomma, fatelo come volete, mandatemelo per email. Dunque li aspetto ragazzi. E adesso finalmente possiamo incominciare questo sfavillante acquisti manga, che sarà veramente molto lungo perché le uscite sono tante, anche come nuovi volumi. E dunque vai con gli shonen! Oh, finalmente ragazzi, 4,20€ il prezzo di copertina. Planet Manga, l'editore, sto parlando del settimo volume della Fortezza dell'Apocalisse. Porca di quella vacca. Eccolo qua! Finalmente è uscito dopo mille mesi. 4,50€ il prezzo di copertina. Goen, l'editore, e sto parlando del terzo bellissimo volume di Food Wars. È veramente stupendo ragazzi, soprattutto come disegni. Eccolo qua! Spostiamoci a J-Pop, 5,90€ il prezzo di copertina. Appunto J-Pop, come ho detto prima, l'editore, e sto parlando del, non lo trovo, sì, decimo volume di Tokyo Ghoul. È formato da 14 volumi, la prima serie, perché dopo c'è anche la seconda serie del manga, ed è veramente stupendo. Come dico sempre, le copertine di Tokyo Ghoul sono una roba straordinaria. Dunque eccolo qua. Vado un po' veloce ragazzi perché sono tanti i manga da far vedere. Planet Manga, l'editore, 4,20€ il prezzo di copertina, e sto parlando del dodicesimo volume della Principessa Cadavere, che è storta, cioè nel senso sarebbe, cioè il logo è dritto, cioè così, no? Però in realtà è, capite, no? Cioè nel senso è proprio, è così, no?
Come sempre, ragazzi, non può mancare in ogni acquisti manga, sempre Planet Manga l'editore, sempre 4,20€ il prezzo di copertina, e sto parlando del 26esimo volume di Kenichi. Eccolo qua! Oh, bello, bello, 4,50€ il prezzo, Planet Manga l'editore, sto parlando del 6° volume di Akame ga Kill. Ma quanto sei caruccio, te, ma veramente, ma sei troppo caruccio, proprio caruccio. Eccolo qua! Ma andiamo avanti con un porno... No, non è un porno... Sì, è un pornazzo, alla fine potevo inserirla negli ecchi, peccato che non l'ho inserita, appunto, ormai è troppo tardi, è una categoria per sé, infatti si offende, ma purtroppo, cioè ormai ho scelto. 4,50€ il prezzo di copertina, Planet Manga l'editore, e sto parlando del 6° volume di Sister Devil. Questa, nuda, sempre nuda, così a copertine, nude, cioè... Così attira clienti. Eccolo qua! E ora spostiamoci a un nuovo manga, ragazzi. Goen, l'editore, Ultra Go, l'edizione, 5,50€, cut price. E sto parlando del primo volume di Rin. Se vi interessano le storie dei mangaka, se vi interessa, che poi non è veramente solo incentrato sul mangaka, cioè c'è questa ragazza che... Non vi dico niente, dunque beccatevi la trama. Sono sicuro che potrebbe interessarvi parecchio. Vai, vai con la trama, su. Anzi, prima, eccolo qua! Fushimi è un ragazzo che frequenta le superiori con il sogno di diventare un mangaka. Rin lavora come modella e sembra possedere un qualche tipo di potere psichico. Cosa succederà quando le loro strade si incroceranno? Interessante, ma andiamo avanti. In questo caso, J-Pop l'editore, 5,90€ il prezzo di copertina. Anche in questo caso è un nuovo manga. E sto parlando di The Rising of the Child Hero. Come potete vedere, ragazzi, dalla copertina è un manga simile a Sword Art Online, Donmachi, eccetera, eccetera. Dunque, se vi interessano queste storie particolari, questo genere, diciamo, di manga o anime, vi consiglio di darci un'occhiata. Vai con la trama. Prima però, eccolo qua! Naofumi è un otaku che spende tutto il suo tempo in giochi e fumetti, almeno fin quando non si trova improvvisamente evocato in un universo parallelo. Scopre quindi di essere uno dei 4 eroi in possesso delle armi leggendarie, i quali hanno il compito di salvare il mondo dalla distruzione della profezia. Naofumi è l'eroe dello scudo, il più debole, e si ritrova quindi solo e tradito con la sola compagnia del suo scudo. Ora Naofumi deve risorgere, diventare un vero eroe e salvare il mondo. Ma spostiamoci a Star Comics, 4,90€ il prezzo di copertina, sopra copertina, e sto parlando del 14esimo volume di Gintama. Eccolo qua! Oh, c'è una carrellata di altri 3 manga novità, ragazzi, dunque saranno tutti quanti novità appena usciti, oh mio Dio che figata, eccetera eccetera. Partiamo da uno, Goen, dunque Goen l'editore, 4,50€ al prezzo di copertina, e sto parlando di Hookwolder. Eccolo qua! Sicuramente non si leggerà così, ragazzi, è un altro manga molto interessante. Appena visto la trama ho detto potrebbe interessarmi e potrebbe interessare anche il mio pubblico. Dunque beccatevi la trama. In un tranquillo villaggio di campagna, il giovane Touta vive tranquillamente con la professoressa Yukihime, che lo ha adottato dopo la morte dei suoi genitori. In seguito ad alcuni eventi, Touta si imbarca in una lunga avventura per raggiungere la capitale Neo-Tokyo, crocevia degli eventi mondiali e dell'esplorazione nello spazio. Un viaggio ricco di avventure, visto che Yukihime in realtà è niente meno che la vampira immortale Evangeline. Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupe. Era qui un momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto Lupin. Ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza Lupin. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanotte tocca a me. Se ho gioielli e denari e tesori, non ho a Lupin. Il mio culo e il cuore darò. E tutta questa scemenza solo per presentare il primo volume originale di Lupin III. Cioè, potevo risparmiarmela, avrei fatto bene, ma io volevo cantarla, perché mi piace un casino quella canzone, cioè la canzone originale di Lupin, mi piace molto di più di Lupin, cioè Lupin ricorreggibile, è molto più figa, è molto più suonabile, molto più... Questa qua però è più tranquilla, ti dà l'idea proprio degli anni passati, di sto ladro che si intrufola per rubare le cose, di sta Fujiko un po' puttana, devo dire la verità, che non gliela dà praticamente, cioè Lupin vorrebbe, ma nell'anime, magari nel manga qualcosa cambia, eh. Comunque, ragazzi, tralasciando questo, questa edizione è della Planet Manga, 4,50€ il prezzo di copertina. Ovviamente, come ho detto prima, sto parlando del primo volume di Lupin III, che è stato pubblicato in Giappone per la prima volta su Shonen Manga Action, la rivista appunto, nel 1967 fino al 72. Cioè, vi rendete conto di quanti anni ha sto manga? Dunque, classificate le immagini per quel periodo, non potete assolutamente
veramente mettere a paragone i disegni moderni con quelli di 50 anni fa. Dunque, che sia chiara sta roba, si può non piacere, può piacere, ma comunque rimane una pietra miliare sto manga, ecco perché lo colleziono, anche se so la storia diciamo a memoria, e dunque beccatevela. Anzi, prima, eccolo qua! Si tratta normalmente di storie autoconclusive con scene d'azione, situazioni grottesche e forti componenti e allusioni sessuali. Il gentil sesso ha su Lupin III un grande ascendente, e a causa di questa peculiarità il nostro antieroe si trova spesso nei guai. I protagonisti sono Lupin III, nipote dell'arcinoto Arsenio Lupin, e come nonno abile ladro e trasformista, Jigen, abilissimo e infallibile pistolero, Gemon, discendente di una famiglia di samurai, Fujiko, di cui Lupin è follemente innamorato, e Zenigata, ispettore che ha come unico scopo nella sua vita quello di catturare Lupin. Ma passiamo all'ultimo manga shonen. In questo caso io avrei messo sui manga seinen. Perché questo? Perché la trovo più maturo, non lo so, non mi dà di shonen, ecco, non mi dà di shonen per nulla. Poi è formato da 7 volumi totali, è una nuova uscita ovviamente, 4,50 per di copertina, Planet Manga l'editore, e sto parlando di One Week Friends. Eccolo qua! È una storia molto particolare, i disegni sono molto particolari come potete vedere anche dalla copertina, e ricorda un po' Ali sulla neve come disegni, anche se non è lo stesso mangaka ovviamente che lo fa. E dunque, se vi piacciono queste storie amicizia barra amore, scolastica eccetera eccetera, questo vi potrebbe veramente interessare, soprattutto per la trama un po' originale. Dunque beccatevi la trama e le immagini. Yuki vuole diventare amico di Kaori, la compagna di classe che siede al banco davanti al suo. La ragazza non sembra aver socializzato con nessuno. La faccenda però è piuttosto complicata, in quanto lei rifiuta gentilmente la compagnia del protagonista, dicendo che è impossibile, poiché ogni ricordo dei suoi amici svanisce dopo una settimana. Yuki non si dà per vinto, persiste nel suo intento, conquistando l'amicizia di Kaori di settimana in settimana. Oh ragazzi, è ora di spostarci ai seinen! Di seinen ce ne sono davvero pochi, onestamente, peccato, davvero un peccato bestiale. Ma comunque sia, partiamo da Planet Manga, 4,50€ il prezzo di copertina, e sto parlando del quarto volume di Bamboo Blade. Eccolo qua! Ma andiamo avanti ragazzi con un'uscita che aspettavo, che è stata rimandata, perché doveva uscire tipo a inizio mese di aprile, invece è uscita a fine mese di aprile, sta cosa l'ho odiata in maniera estrema. Comunque sia, 6,50€ il prezzo di copertina, Planet Manga l'editore, edizione lusso con sovracopertina, ovviamente anche per il prezzo perché è esagerato onestamente, e sto parlando di Nell'oscurità. Eccolo qua! Un'altra uscita che aspettavo davvero con ansia, ragazzi. Volume 13 di 14, dunque sta per concludersi. 4,90€ il prezzo di copertina, e sto parlando del 13° volume di Area D. Davvero bello come disegni, anche perché, non so se lo sapete ragazzi, ma è un manga, è scritto da un giapponese e disegnato da un coreano. Dunque veramente un misto tra manga e manhwa. Veramente molto belli, infatti i disegni si vedono che sono dettagliati con uso intenso del nero, tra virgolette, molto cupi, si può dire così. Guardate che razza di figata, cioè ha dei disegni veramente spettacolari. Eccolo qua, vediamo. Guardate che roba. Eccolo qui! E ora ragazzi, veniamo all'ultimo manga seinen. È un nuovo manga, è un manga horror, anzi leggo la tipologia, horror barra splatter. Cioè, immaginate me, no? Che voi ormai mi conoscete, se sapete i miei gusti eccetera eccetera. Leggo questo nome, Remember. Poi vedo una copertina molto cupa. Entro e leggo la tipologia. Immaginate i miei occhi come hanno brillato in quel momento. Cioè facevo più luce del sole praticamente. Il sole poteva anche andare via, andare a puttane, e io avrei fatto luce per tutta quanta la terra. Comunque sia, J-Pop l'editore, 5,90€ il prezzo di copertina, sopra copertina, è un nuovo manga. Sto parlando appunto del primo volume di Remember. Cioè guardate la copertina, che razza di figata che è. Un vestito rosso vorrei, cioè non ha nessun significato logico questa frase, però la butto lì a cazzo, tanto per fare, sai, per riempire un po' il dietro. E dunque ragazzi, se vi piacciono i manga horror, e veramente è un horror, se vi piacciono i manga splatter e c'è parecchio splatter dentro, non potete perdervi questa nuova uscita, questo nuovo manga, questo nuovo tutto. Dunque beccatevi la trama e le immagini. Vai, vai, cazzo sì! Un macabro rituale è in atto e Asuka, con i suoi amici, sono costretti a parteciparvi. Nel mezzo della notte devono vagare per l'edificio scolastico alla ricerca delle parti che compongono un corpo. Se non riusciranno a trovarle e a raccoglierle tutte, la maledizione è destinata a mietere altre vittime e la misteriosa figura in rosso continuerà ad uccidere. Bene ragazzi, dopo mille mila manga seinen, mille mila manga shonen, mille mila altre cose dette da Dream, è ora di spostarci ai manga ecchi. Vai! E
come non partire, ragazzi, da un manga che, cioè, aspetto veramente tantissimerrimo proprio, che mi appassiona come trama veramente tantissimo. 6,90€ il prezzo di copertina, J-Pop, l'editore sopra copertina, e sto parlando del quarto volume di B-Ball. Cosa avrà voluto dire? Comunque, ragazzi, questo manga ve lo straconsiglio. Uno potrebbe dire, sì, è un manga ecchi che si basa tutto quanto sull'ecchi, perché questo manga veramente si basa tutto quanto sulla sensualità, eccetera, eccetera. Cosa potrà avere di più, no? Cioè, una trama sicuramente no. Invece, cazzo, ha una trama, cioè, che all'inizio è basilare. C'è questo ragazzo che si accorge di questo buco nel muro e incomincia a spiare l'appartamento di fianco dove vive una ragazza che poi si scoprirà una sua compagna di classe, e questa ragazza incomincerà a ricattarlo, tra virgolette, se non vuoi che dica a tutti che mi spia. Ci spiamo a vicenda in diversi orari, in diversi giorni, eccetera eccetera. Da lì nasce una storia molto più grande, anche se ovviamente rimane semplice come storia, non è così elaborata, però devo dire che è una trama veramente intrigante. Dunque ve lo consiglio, ragazzi, fidatevi. Veniamo all'ultimo manga, purtroppo, di questa categoria. Sempre così scarna, non lo so io. 4,90€ il prezzo di copertina, Star Comics, questa volta l'editore. E sto parlando dell'undicesimo volume di Prison School. Cioè, anche questo, ragazzi, che dire, Prison School è Prison School, cioè tutti dovrebbero avere Prison School in casa. Dunque, se voi che mi state seguendo, non avete Prison School, andate, correte, anzi, in negozio a acquistarlo, perché è un manga da avere assolutamente, sia per la trama particolare e divertente, sia per le immagini che sono fatte veramente molto bene, e sia per l'ecchi, perché ovvio, cioè, è ecchi in persona, è l'ecchi. Questo è, non è Prison School, è ecchi, si chiama ecchi. Eccolo qua, spostiamo ai comics, fumetti, chiamateli come volete, vai! Bene, ragazzi, in questa categoria non vi mostrerò tanti fumetti, perché appunto non li ho acquistati. Però ho ricevuto un regalo da parte di mia sorella, che ho apprezzato davvero tantissimo. E sto parlando de... non ve lo dico, adesso prenderò la telecamera in mano e ve la farò vedere direttamente, perché sono tanti, dunque non posso farveli vedere uno per uno, sennò mi spaccherei il braccio. Dunque andiamo. Ed eccoci qua, ragazzi, come potete ammirare tutta quanta la serie di The Walking Dead. Erano anni che la sognavo, veramente mi piace un bordello, tanto cadono robe. Guardatela qua, in tutto il suo splendore, tutta quanta, 39 volumi usciti finora. Eccolo qui, tutta quanta la serie di The Walking Dead. E poi mi ha regalato anche questo qui, che è una gran figata, la zombie bambina della Pop. Cioè, stupendissima. Oh mio Dio e oh mio Dio. Ah, ovviamente Salda Press l'editore, e 3,30€ il prezzo di copertina. In questo formato, ovviamente, cioè io sto parlando di questo formato da edicola. Bene, ragazzi, questo acquisti manga è finito qui, spero vi sia piaciuto. Prima di concludere vi ricordo le mie palle. Dunque andate nelle varie fumetterie a richiedere appunto le mie palle, bellissima sta cosa. E ricordatevi anche le fan art, se volete appunto mandarle, se non volete fa lo stesso, se volete mandarle sapete dove mandarle, cioè il gymchannel@gmail.com. Vi avrò rotto le palle dall'inizio alla fine. Dunque, se volete lasciare un pollice in su, fatelo, mi fa piacere. Un preferito mi fa altrettanto piacere. Un commentino qui sotto mi fa altrettanto piacere. E che dire, al prossimo video. Ciao! C'è una cosa che un collezionista di manga non riesce a sopportare. Una cosa più fastidiosa dei lunedì mattina. Una cosa più fastidiosa del mal di pancia. Una cosa più fastidiosa di una caduta di connessione. E questa cosa è... le ondine che formano i fottuti manga. No! #odio le ondine. Abbo, nei peggiori cinema otaku.